movimento, l'ira di Achille è già tutto un programma, movimento nel duplice significato di movimento politico, ma anche come ora vi dico una bugia. Da sempre la commedia risulta essere uno dei pilastri della cinematografia italiana, soprattutto nei momenti più critici. Costituisce un occhio spietato che immortala i mutamenti del paese. Attraverso la commedia si valorizza sempre il territorio in cui il film viene girato. La risata pungente e spensierata rappresenta un toccasana per affrontare al meglio la quotidianità. Da ciò è nata l'idea di Movimento, l'ira di Achille, prodotto da Francesco Gagliardi, Stefania Capobianco e Giuseppe Picone, per la regia dei primi due. Parliamo di un triangolo amoroso, un matrimonio ripetutamente rimandato, però questo, diciamo, questa trama principale si intreccia poi irrimediabilmente con quello che è appunto lo sfondo politico di questo neonato movimento politico capeggiato da Achille Alfresco, tant'è vero che il sottotitolo del film è L'ira di Achille, non come il poema di Omero ma come un auspicato ritorno della lira in Italia, quindi romanticismo sì, ma anche una sottile satira politica che fa sorridere. Poi io hai capito? Papà, hai capito? Tu mi aiuti perché rallenti la recitazione. È la storia di un matrimonio ripetutamente rinviato, di un neonato movimento politico e di una sarabanda di personaggi che danno vita ad equivoci a catena che culmineranno in un finale con fuochi d'artificio. È un film divertente, è un film comico, è un film dove si esce dal cinema soddisfatti, felici di aver passato due ore in una maniera molto divertente. È un film intelligente e comico, come ho detto, e a me è piaciuto tanto, forse perché sono nel film, però è un film che vi raccomando. L'amore, i soldi, la politica, i temi trattati, intrecci che ruotano intorno al gioco della menzogna e della verità. Nessuno, o quasi, è ciò che sembra o che vorrebbe apparire. È un film per tutti quelli che hanno bisogno e hanno voglia di ridere. È una commedia, quindi puntiamo a far divertire e quindi a stare un'ora e mezza in sala senza pensieri e a pensare ad altro. E quindi anche questo gioco di parole che mette un pochino in simbiosi tutta una serie di giochi tra politica, amore e quindi anche di contrapposizioni, di sinergie, una commedia che secondo me può avere, anzi non può avere, già ha avuto un grande successo e quindi che andrà e che Gaeta gli porterà bene, e quindi oggi la lanciamo da un palcoscenico nazionale, dai, che Gaeta. Stefania è una cittadina gaetana e noi ne siamo profondamente onorati. E lei ha vinto diversi premi, pur essendo così giovane, ora proprio l'attore Sperandeo ci diceva che questa sua dolcezza mascherata da una grande forza, alla fine lei fa quello che vuole. E io sono molto contenta che le gaetanità, le donne gaetane dimostrino anche questo nel mondo.